Vigne divise rispetto al castello, da qua si potrebbe valutare il traversino di calcio, si potrebbe anche valutare il tiro di angolo, diciamo che è più da angolo che da traversino, perché per il traversino di calcio è oltre la mezzeria, per l'angolo sarebbe già dalla parte giusta, no? Volendo optare per questo tiro di angolo, secondo, valutiamo la biglia battente secondo la tabellina che conosciamo, cioè 0, 0, questo diamante qua corrisponde allo 0 in mira in linea di diamanti, lì sulla sponda corta di mira, più o meno la biglia è su questo 0, 0, sarebbe un 0 più, comunque indicativamente come... come linea teorica ideale della battente siamo su questo 0, 0, 0, questo punto qua. Teoricamente, questa traiettoria senza effetto va a convergere sul birillo rosso. Qui la biglia avversaria si vede subito, non è sul birillo rosso, è spostata addirittura sul largo di questo metto qua. Noi possiamo considerare come se fosse sul birillo esterno della Moriziana, perché la vorremmo prendere sull'esterno, no? Fina sull'esterno per fare i punti, l'ideale sarebbe fare proprio la misurissima, così si lascia incastrata proprio dentro, si ottiene una difesa fine corsa. Per cui prendo quella biglia avversaria lì, io la valuto due ometti più sul largo rispetto al birillo rosso. Teoricamente ogni ometto sarebbero due punti di diamante in mira, di più da valutare in linea di mira. Quindi qua sono due ometti, 2 per 2, 4, indicativamente la mira potrebbe essere a 4 senza effetto. Bisogna però tenere conto l'entrata in gioco, più questo angolo di mira si allarga, diventa piccolo lì, su quella sponda lì, e più entra in gioco lo scivolamento della sponda. Per cui io adesso avrei valutato un 4. Magari sarebbe anche mirare un pelo meno del 4, magari indicativamente sul 3. 4 è qua, 3 sarebbe un punto di diamante prima, anche per sulla sponda di mira la numerazione naturale dei diamanti, non 0, 10, quindi di conseguenza trovo tutti gli altri numeri. Senza effetto, colpi in testa. Con questa forza, l'idea qua è proprio di toccarla, di farle fare tac e basta, no? Quindi tutta la forza che do resta in carico alla battente, che verrà giù di qua. Con la giusta forza, se riesco a incastrarla nel castello, potrei riuscire a ottenere anche una divisione alla fine, a fine corsa, se no resterò lista in qualche maniera. Adesso il tiro è uscito ancora, ho tirato leggermente forte, però indicativamente questo è quello che volevo combinare, no? Tirando leggermente più piano, quella avrebbe corso di meno, si fermava indicativamente qua, questa sarebbe rimasta più dentro ed ecco che avrei ottenuto la difesa, ma calibrare la forza era veramente un pochettino difficile da questa posizione qua. Sono già contenta di essere riuscita a prenderla dalla parte giusta.